Siamo con Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale, in questa tappa bella, fondamentale della Campania che avviene proprio qui a Morcone, un evento che dura da 43 anni, questa è la 43esima edizione e che come ogni anno davvero accoglie tanti applausi e un numero insomma sempre grande di partecipazione. Sì, una grande partecipazione, ormai è un evento importante che apre, diciamo così, anche la stagione agricola autunnale e tutto quello che comporta. Quindi è chiaro che guardiamo con interesse anche allo sviluppo di questo evento, anche in prospettiva, farlo diventare sempre di più un appuntamento che possa coinvolgere non solo il Sannio, o meglio, non solo il Sannio campano, ma anche il Sannio molisano, perché Morcone è comunque cerniera tra queste due regioni interne e quindi credo che bisognerà sviluppare sempre di più delle sinergie, sia dal punto di vista, diciamo così, dell'asset agricolo sia dal punto di vista dei trasporti. Anche qualche giorno fa è stato discusso l'elettrificazione della linea, almeno a livello progettuale e di idea, insieme al consigliere Pietra Roia del Consiglio regionale del Molise. E quindi delle sinergie giuste dobbiamo trovarle. Io come unico rappresentante della regione Campania del Sannio ho tutto l'interesse a far crescere questa parte dell'area interna della Campania e dell'Italia e chiaramente se immaginiamo lo sviluppo delle nostre terre, di queste nostre terre, bisogna per forza di cose coinvolgere anche il vicino Molise. Naturalmente due regioni vicine ma unite dal settore agroalimentare, quello della zootecnia che è sicuramente molto sviluppato e che potrebbe essere da trampolino di lancio, perché no, anche verso l'intera nazione. Sì, bisogna che si comincino a mettere in piedi delle politiche di sistema. Credo che il prossimo PSR è l'ultima occasione che abbiamo davvero per convincere i nostri coltivatori che la cooperazione, lo stare insieme e quindi di conseguenza la facilità dell'immissione su alcuni mercati è l'unica strada che dobbiamo intraprendere, unita sempre alla sostenibilità e unita sempre alla qualità dei nostri prodotti. Ma sulla prima e sulla seconda, diciamo così, non ho assolutamente dubbi. Bisogna continuare così, bisogna però far capire che stare insieme all'insegna dell'eccellenza e della qualità oggi è l'unica strada per far uscire l'agricoltura dal guado e per farla diventare di nuovo il motore trainante della nostra economia. Quando dico nostra, chiaramente non mi riferisco soltanto al Sannio, ma mi riferisco anche al Molise. Signor Nicola, in giro per la 43esima fiera di Morcone, come l'ha trovata quest'anno? Umida. Visto il tempo, è la prima volta che viene o viene un No, no, appuntamento no, fisso? no, no. Questa è fiera dell'agricoltura, io sono un funzionario regionale dell'agricoltura, quindi diciamo che è un appuntamento di tutti gli anni. Ho trovato tanti espositori, tante novità anche quest'anno. Forse perché è il primo giorno e quindi ancora non entra nel vivo. Spero che tra domani e dopodomani il tempo migliora e quindi facciamo anche il botto, nel senso che la gente può arrivare numerosa, esatto. Siamo con il presidente Giuseppe Solla, Fiera di Morcone, giunta quest'anno alla 43esima edizione. Anche quest'anno un successo e poi in qualche modo inaugurato con un pochino di pioggia che non guasta mai. Sì. Diciamo bagnata, fortunata, speriamo che sia così. Quest'anno è la 43esima edizione della fiera campionaria più antica della regione Campania, sempre in crescita. Quest'anno abbiamo registrato un'affluenza in più per gli espositori, speriamo che anche i visitatori sarà pure così. E questa, la crescita che ha ottenuto gli espositori che sono venuti nel settore dell'agricoltura, dell'innovazione nell'ambito agricolo, come nell'ambito dell'agroalimentare, sempre in agricoltura, che c'è stata un'affluenza maggiore. E non niente da togliere a questo padiglione degli sposi, che è un buon segno che sta crescendo anche questo settore che è nato 3 anni fa, che nella fiera di Morcone non c'era. E abbiamo avuto un bel riscontro e è cresciuto moltissimo. Che dire, la Fiera di Morcone è un evento, un appuntamento anche di festa per Morcone. E basta vedere l'accoglienza e l'affluenza che c'è stata pure per l'inaugurazione. E voglio ringraziare anche per quanto riguarda
i patrocini che abbiamo avuto quest'anno. Ringrazio perché la Camera di Commercio ha riconfermato il patrocinio alla Fiera di Morcone, e voglio ringraziare anche la Regione Campania con la presenza anche di due consiglieri all'inaugurazione per aver dato il patrocinio. E anche l'Università del Sannio che ha dato il patrocinio. Voglio fare un ringraziamento a tutte e tre che credono in questo appuntamento fieristico che si fa a Morcone e ci danno con il loro patrocinio un contributo di crescita, di appoggio e di visibilità diversa, sperando che la 44esima sarà ancora migliore di questa qua. Ecco Presidente, lei l'ha anticipato, una collaborazione anche con l'Università del Sannio che sicuramente dà un significato in più ad una fiera che è quella sicuramente agroalimentare, che si affaccia sull'innovazione e che in qualche modo studia anche nuove metodologie di riutilizzo di appunto, come in questo caso all'inaugurazione, anche di un semplice elemento quale quello del grano, per esempio. Sì, infatti l'anno scorso con l'Università del Sannio abbiamo presentato questa pizza sannita che si è avuto un bel riscontro per tutto l'anno oltre alla presentazione. Infatti quest'anno ho voluto proporre il buffet inaugurare proprio con i prodotti da forno e con la pizza sannita, per far assaggiare un po' tutti quanti i visitatori, chi è che poteva venire in fiera, questi prodotti e riscoprire un po' i sapori antichi. L'Università ci sta dando una mano in questo senso e la fiera è a disposizione per promuovere queste cose. Deve essere deve poter dare un volano a queste cose di lancio e ritornare un po' ai sapori antichi e dare pure una speranza a chi è che vuole investire, reinvestire in questi settori sia agroalimentare che artigianale o industriale. 6 giornate dal 21, appunto il giorno di apertura, fino al 26, con tante iniziative sia insomma in qualche modo ludiche ma anche legate alla passione degli utenti, quali ad esempio le moto antiche, ma anche momenti importanti e di grande crescita con dei congressi, dei convegni molto interessanti. Sì, la passione, perché è sempre ben attenta alla fiera, alle passioni, al territorio, quindi ci sono molto appassionati sia della bicicletta, che sarà un appuntamento di quest'anno come l'anno scorso, per il benessere pure, e l'appassionato del moto antico, che è una novità, quest'anno la vogliono fare in fiera, quindi sempre rivolti un po' al passato e al futuro per la crescita la fiera vuole essere una piattaforma dove si può discutere di queste cose, del passato e del futuro, delle aziende, delle passioni, un po' di tutto. Poi, come appunto anticipato, dei convegni molto importanti che tratterranno temi dalla zootecnia fino al rischio sismico, che è il convegno della giornata del 22, fino poi a temi insomma molto interessanti, quali la programmazione della stessa regione. Sì, questi temi dei convegni sono strettamente un po' legati alle nuove misure che stanno aprendo in Regione Campania, delle misure del PSR, quindi delle possibilità che possano avere le aziende agricole di rinnovamento, di miglioramento, sempre guardando avanti nel futuro, di portare un reddito nelle proprie aziende. E abbiamo dei convegni validi organizzati dalle associazioni di categoria in collaborazione sempre con la Regione, dove si possono spiegare agli agricoltori, agli imprenditori agricoli, le possibilità che ci sono e le possibilità di crescita e di miglioramento delle proprie aziende. Quindi ci auguriamo che al fine di questi tre convegni che fanno le tre associazioni di categoria si può portare un risultato a casa, che il settore agricolo il prossimo anno, ritornando in fiera, sarà qualche azienda in più che ha migliorato il suo processo produttivo.